Dopo interi giorni di lavoro, finalmente ce l'abbiamo fatta. Abbiamo creato le carte Pokémon degli YouTuber. E se questo video arriverà a 10.000 pollicioni all'insù, faremo un secondo episodio con altri 15 YouTuber che però sceglierete voi. Commentatemi qui sotto con uno YouTuber che vorreste vedere nel prossimo episodio e i più originali saranno selezionati. Oddio, quando ho visto per la prima volta la mia carta Pokémon sono rimasto a bocca aperta. Ed è lì che ho chiesto al mio grafico di realizzare altre 14 carte degli YouTuber. Un ringraziamento va sicuramente fatto a lui, si chiama Davide_CD su Instagram. Followatelo e soprattutto spaccate di like tutte le sue foto perché fa dei lavori eccezionali. Grazie mille Davide, ma adesso sta a me, perché sono andato direttamente a stampare tutti gli artwork disegnati da lui e ci ho fatto la carta Pokémon. Eh sì, perché inizialmente lui mi aveva creato questa carta Pokémon e io ho detto: oh mio Dio, ma pensa te se ci facessi un video con altri YouTuber, proprio come se fosse una serie. Geniale. E quindi perché no? Con il tempo magari potremmo proprio creare l'album di carte degli YouTuber. Per ora abbiamo le prime 15, ma col tempo potremmo arrivare a 100, 200, 300? Non sarebbe stupendo? Questo dipende solo da voi. Supportate tantissimo questo video e Davide su Instagram. Detto questo, ultimamente vi avevo fatto qualche spoiler, sia nella sezione community che sul mio Instagram, di quali potrebbero essere le carte degli YouTuber. Ebbene, ne ho spoilerate soltanto 3 se non sbaglio, però tutte le altre sono top secret. Quindi non posso altro che augurarvi buon divertimento. Tenetevi forte per la prima carta. Olè! Eccola qui ragazzi, Marco Merrino, in arte Croix 89. Beh, questa è una carta che ha fatto letteralmente impazzire tutti quando l'ho spoilerata, soprattutto un po' per il suo effetto alla Exodia. Quando giochi questa carta hai vinto automaticamente, perché l'avversario appunto scappa via. È veramente spettacolare. Il concept è stato preso da una recente foto di Marco su Instagram e devo dire che la realizzazione è perfetta. L'unica cosa che ci siamo scordati di fare su queste carte è il numerino di serie in basso, perché è come se fosse una serie degli YouTuber, no? Sarebbe stato carino magari aggiungere in basso 1 su 150, esempio. Quindi magari con le prossime ristampe possiamo farlo tranquillamente. Ovviamente per ogni YouTuber che vi mostrerò in questo video, mandateli lo screen del video, cioè mostrategli questo video. Dovete andargli a rompere le scatole su Instagram e mostrargli la carta, assolutamente, perché come mi ha suggerito il mio amico Eren, potrei fare un video dove vado proprio a consegnare a casa loro la carta Pokémon. Marco ultimamente su Instagram si sta divertendo tantissimo a fare queste foto un po', tra virgolette, imbarazzanti, ma originali per quello che è il suo personaggio, quindi ci sta. Poi ovviamente votate la carta, cioè scrivetemi da 1 a 10 quanto vi piace questa carta. La seconda carta che vado a mostrare oggi è... Olè! Già ragazzi, non poteva mancare in questo primo episodio FaviJ. Anche se, Davide, tu sai che Dragonite è Dragonite, quindi Dragonite deve essere associato solo a me. Ma tu l'hai messo a FaviJ, quindi FaviJ devi essere onorato di portare il Dragonite. E soprattutto hai delle gambe con dei muscoli pazzeschi, FaviJ. Sembra che veramente scuota a manetta. Durante il tuo prossimo turno, il tuo Pokémon attivo infliggerà 5 milioni di danni al Pokémon avversario. Veramente una bestia. In quanto FaviJ appunto ha raggiunto da poco i 5 milioni di iscritti e quindi è giusto che l'effetto sia questo. Se mi consigliate degli YouTuber qua sotto nei commenti, ovviamente affiancategli la descrizione. Come sfondo ha usato, credo, la outro di FaviJ, quella che usa per tutti i video. Credo faccia così, ma sicuramente non è proprio così, diciamo. Terza carta ragazzi, attenzione. Olè, ed eccomi qua. Perché Davide sa benissimo che io adoro tantissimo Dragonite e Charizard e quindi ha pensato bene di mettermi il Dratini. Perché mi ha messo il Dratini? Ragazzi, lo scoprirete prossimamente, perché ci ho fatto una robetta con Dratini che vi piacerà senz'altro. E l'effetto è ovviamente
ovviamente, afferra il tuo mazzo e prenditi ovviamente un Dragonite. Effetto stupendo. E questa è proprio la prima carta che ha realizzato. E da questo ho detto: senti, basta, devi realizzare tutte le altre perché sono spettacolari. Bella anche questa, molto fedele. Mi ha fatto anche la barba e il cappello di Snorlax. Direi che c'è tutto. E ora, ragazzi, tenetevi forte per la quarta. Eccola qui. E dai, se c'è Federic, non poteva di certo mancare Michelle, no? Stupenda questa carta di Michelle, molto fedele, perché Michelle ha il tatuaggio di Mew, è il suo Pokémon preferito, e quindi giustamente l'ha vestita in tal modo. Bella, bella, bella. Con l'effetto, se l'avversario ha giocato nel suo turno la carta dell'Arz, puoi giocare questa carta per iniziare uno spacchettamento a chi trova più carte rare, perché si sa che loro due sono praticamente i più sculati nei pack opening, quindi è giusto che la sfida leggendaria prima o poi si faccia, io lo dico. Adoro tantissimo anche il fatto che ha aggiunto la Pokéball come nella mia carta, perché alcune carte, ragazzi, che ci crediate o no, vanno in coppia. Tra poco vedrete. Quinta carta, olè! Poketongs. Questa è una delle carte che adoro di più, sia per l'effetto che è super originale, ma anche per la realizzazione. L'uovo di Poketongs non poteva mancare, ma ovviamente anche il suo costume da Tropius Pokémon, che lui personalmente adora, è spettacolare. E come al solito non mi rendo conto di quanti spettacolare dico, però va bene, è molto molto bella. L'effetto è: pesca tante carte quanto il numero di episodi dell'ultimo gameplay di Poketongs. È perfetto questo effetto, perché Tongs fa dei gameplay da 60-70 parti, praticamente ti peschi tutto il mazzo e finisce il turno, quindi è veramente azzeccato questo effetto. Oh vabbè, oh, mi manca quella carta nel mazzo, piuttosto pesco tutto il deck e via. Ah ragazzi, mancano ancora praticamente una marea di carte. E qua troviamo, ovviamente, Kamper! Già. Sempre con questo suo sguardo, no? Qui con il vestito ovviamente di Giovanni. Se nel tuo mazzo è presente anche la carta Spawn, puoi giocarla nello stesso turno in cui giochi questa carta. Il Pokémon attivo del tuo avversario è ora avvelenato a causa della cinicità del Kamper e il suo essere malvagio. Beh, effetto direi azzeccatissimo. E questa carta va in coppia con Spawn. Infatti la prossima carta è proprio Spawn. Eccola qui. Se nel tuo mazzo è presente anche la carta Kamper, puoi giocarla nello stesso turno in cui giochi questa carta. Il Pokémon attivo del tuo avversario è ora confuso a causa di Spawn, che cerca di mimare gli altri youtuber in maniera contorta. E se noi prendiamo la carta di Spawn e la carta di Kamper e la mettiamo insieme, guardate un po' cosa succede. Lo sfondo, esatto, team rosso per loro. Questa è un'idea veramente geniale. Mi ricorda moltissimo le carte leggenda che vanno in coppia, no? Come per esempio Lugia e Ho-Oh e Cresselia d'Archerei e così via. In questo caso Kamper e Spawn. Geniale, bellissima. E poi comunque sono un duo, quindi è giusto che la carta vada in coppia. La prima parte degli youtuber se ne va, e adesso ragazzi tenetevi forti per Beach Lanciafiamme. Beach Lanciafiamme. Ecco qui per voi il mio Beach Lanciafiamme. Beach Lanciafiamme, Beach Lanciafiamme, anium qui vi brucio con il mio Beach Lanciafiamme. Beach Lanciafiamme, Beach Lanciafiamme, guarda lì le new che cercano le loro mamme. Leo, anche questa è una carta che vi avevo spoilerato. Dato che Leo non fa mai video da solo, cerca nel tuo mazzo una carta Kamper e una carta Spawn e aggiungile alla tua mano per invogliarlo a lavorare. Effetto geniale anche questo, con ovviamente il vestito di Charmander. Per chi non conosce la storia del vestito di Leo da Charmander, perché aveva perso una scommessa tanto tempo fa, circa 2 anni fa, su un video challenge di Pokémon sul canale degli Anubis. Se ve lo siete perso, andatelo a recuperare, perché è veramente top del top. Bella, bella, bella anche questa carta, molto fedele a Leo, ha fatto praticamente lui, è uguale. Beach Lanciafiamme, bella, bella, bella. Tenetevi forti, ragazzi, ora per Bertra. Eccolo qua, anche lui, perché comunque non poteva mancare nel gruppo. Cerca nel tuo mazzo fino a 4 Pokémon di tipo meme, dato che Bertra sul suo canale fa continuamente video di meme, quindi lui è perfetto. Bello anche anche Bertra. Adesso andiamo avanti per Spicy Boys. Ed ecco finalmente il signor Blaze con questo sfondo di fuoco. Guardate che bello. Il Pokémon attivo del tuo avversario è ora scottato, poiché Aaron Blaze è un onorevole membro degli Spicy Boys. Ovviamente vestito da Team Magma,
ma perché nelle sue serie Iron Blaze è stato sempre del team Magma, esclusa l'ultima serie dove ha creato il team Rainbow Rocket. Però nella primissima, se non sbaglio, era del team Magma, e anche nella seconda, se non ricordo male. Poi non uccidetemi, ma non seguo tutte le serie, almeno che non ci partecipo. Bello bello anche Eren. E ora ragazzi, tenetevi forte per Tirlos. Questa anche è super 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 originale. Il tuo avversario non può giocare carte allenatori durante tutto il resto della partita perché TMS non ha amici. Bella anche questa carta. Devo dire che anche l'effetto è originale per quanto riguarda il meme dei suoi amici. Vestito da Team Skull e riproduzione veramente fantastica. Bella Tirlos. E ora colui che stavate aspettando da tanto tempo, Dolores. Cerca nel tuo mazzo tutte le carte GX presenti e mettile nelle sleeve. Se hai trovato la carta dell'Arz, lo sculo ti accompagnerà da ora fino alla fine dei tempi. Veramente molto fedele anche questa carta, in quanto Delarz adora tantissimo il Poliwhirl. Il suo colore preferito è il blu, quindi lo sfondo è perfetto. E poi con questo vestito lo riconosco sempre di più. È proprio lui, è Delarz, il caro nostro amico Delarz. Anche questa top carta. Andiamo avanti con Tech for Play. E qui ragazzi ho fatto disegnare ovviamente tutti gli Spicy Boy, Cerca nel tuo mazzo 4 pezzi di legno per craftare un tavolo. Ah no, quello è un altro gioco, in quanto Tech è super maestro di Minecraft e quindi giustamente l'effetto non ci azzecca nulla con i Pokémon. Guardatelo qui il signor Tech con questa aria così autorevole, no? E poi ovviamente lo sfondo di Redstone non poteva mancare per un vero maestro di Redstone. E andiamo avanti con gli ultimi due che sono... Metano! Guarda le ultime carte del tuo mazzo alla ricerca di un Pokémon da disegnare su Scribble.io e perdere, perché Tano arriva sempre ultimo. Anche qui ragazzi, meme su meme. Tano vestito da Team Hydro, giustamente perché nella ultima WKC della Pixelmon abbiamo fatto entrambi parte del Team Hydro, e se non sbaglio nella sua primissima serie forse era proprio del Team Hydro, e anche questa è veramente molto fedele. E come ultima carta che ovviamente ho accostato a Tano, best friend, ovviamente il signor Emerald. E beh, lui che è un vero pirata, ovviamente Team Plasma. Bello bello bello. Cerca nel tuo mazzo tutte le carte aiuto degli Spicy Boys, aggiungile alla tua mano e facci un video sulla Pixelmon. Giustamente questa ragazzi mi piace tantissimo, guardate il contrasto con lo sfondo, bella 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 bella. Insomma ragazzi, qui si conclude il video delle carte Pokémon degli youtuber. Scrivetemi nei commenti se volete un secondo video e quali youtuber ovviamente inserire nei prossimi disegni. Volete il video dove vado a consegnare a casa personalmente tutte queste carte agli youtuber? Beh, allora spolliciate e noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Se siete nuovi vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale, e se volete vedere le realizzazioni di queste carte in HD passate sul profilo Instagram di Davide_CD, perché sono state caricate tutte in altissima definizione. Andate a lasciargli un bel mi piace, un commento e followatelo ovviamente. Ciao allenatori, spero che questa idea vi sia piaciuta. Ciao!